in data 30 luglio 2016 il presidente del parco, due presidenti di comunità montana e 22 sindaci sottoscrissero un accordo quadro per l'attuazione di un piano integrato, un piano territoriale integrato riguardante l'intero bacino dell'Alento. L'oasi di Galento è partita oltre 15 anni fa. Ancora oggi il presidente Franco Chirico lavora per far diventare ancora più grande ed ambizioso il suo progetto. L'oasi è situata nel cuore del Parco Nazionale. È sito di interesse comunitario con oltre 3.000 ettari che comprende gran parte del fiume Alento. L'oasi di Galento è situata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. È un'area SIC, sito di importanza comunitaria di 3.024 ettari, che comprende gran parte del fiume Alento. Nel complesso è presente una diga in terra che, sbarrando in corso del fiume, origina un lago artificiale di circa 1700 metri quadri. Lungo la sponda destra del corso d'acqua si sviluppa l'oasi naturalistica, costituita da laghetti di importante valore ecologico, che ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la ricchezza di biodiversità mediante attività di conservazione. L'integrità dell'habitat naturale dell'oasi rappresenta ormai da anni un'originale attrattiva per famiglie, scuole e sportivi. E all'avvocato Franco Chirico e al suo progetto sono arrivati i complimenti del presidente del parco Tommaso Pellegrino. Mi piace molto definire la sua azione caparbia, tenace, con tanta voglia di fare, e veramente qui c'è tanto di un lavoro straordinario, e noi siamo sempre contenti di venire qui e discutere anche con lui, confrontarci con lui con tante belle idee. Il vicepresidente Luca Celletani faceva riferimento alla giornata di ieri con le 40 aziende, ma è uno effettivamente dei percorsi importanti che ha messo in campo, ma il coinvolgimento delle aziende, il coinvolgimento del territorio, io penso sia la più grande sfida. Tutti reclamavano, chiedo scusa, sì, reclamavano il marchio del parco. E adesso lo dirò con il marchio. Potremmo andare. E quindi dicevo che noi stiamo facendo un grande lavoro, fa piacere qui oggi c'è il sindaco, ma soprattutto il consigliere del nostro parco, Rosario Carione, che col quale stiamo quotidianamente interagendo per cercare veramente di metterci tutto quello che è il nostro impegno, il nostro amore per il territorio, perché il turismo, noi ne parliamo tanto, ma il turismo se ne parla in tanti. Noi dobbiamo effettivamente oggi fare una serie di scelte.